in città. Però secondo me, se io questa domanda, ma ovviamente poi torniamo a parlare anche di temi più legati al suo assessorato, la giro a Daniele Frongia, assessore sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini. Benvenuto assessore. Grazie. Buonasera. Buonasera. Vorrei un parere di strettissima attualità, perché lei lo sa, insomma, il servizio pubblico legato alla sanità, alla questione dell'emergenza del caldo che va avanti da diverse settimane. Il Messaggero oggi, ma non solo il Messaggero, va su questo tema. Probabilmente in agosto la città non si svuota più come un tempo, l'emergenza è sempre alle porte, il caldo, ma soprattutto tante persone anziane, il pronto soccorso non si vuota come dovrebbe in teoria accadere, perché le malattie esistono sempre, però aumentano i problemi. Probabilmente la capitale va ripensata anche in questa direzione. Ormai, insomma, prima come opposizione, adesso da oltre un anno governate, è un altro. Un'altra questione dalla quale si può partire. Ma da cittadino. Sicuramente penso che il servizio sanitario in generale vada profondamente rivisto, e vada rivisto proprio a partire dalle grandi città e nello specifico Roma, che appunto pensiamo a come è modificata anche la composizione demografica delle grandi città, sempre più vecchie e quindi con esigenze diverse. Andiamo a vedere un qualsiasi pronto soccorso, sicuramente non possiamo ritenerci soddisfatti. Io non mi ritengo soddisfatto come utente, purtroppo a volte capita anche a me, magari è capitato anche a mio figlio. E naturalmente prima, quando c'era mia nonna, devo dire, ogni estate era tappa fissa in un pronto soccorso. Quindi purtroppo il sistema non mi sembra stia migliorando, anche con la chiusura di alcuni istituti importanti o comunque verso la loro progressiva chiusura. E questo va ripensato soprattutto in periodi come agosto, come appunto l'esigenza è ancora maggiore, e questa è una macchina complessiva, non parlo solo di regione e sanità, ma penso anche a tutto quello che riguarda le politiche sociali, quindi in questo caso anche comunali. Che hanno sempre delle sforbiciate, no, assessore? Diciamocelo, insomma, i fondi sono sempre di meno, soprattutto quando si guarda i servizi. Purtroppo, lo dico, lo racconto da anni. Un presidio per gli anziani è stato sicuramente istituito quest'anno tramite il numero verde, tramite i servizi dei municipi, però è ovvio che agosto è un momento critico. Assessore, si sta godendo un po' di meritate vacanze o è, come dire, sul pezzo in Campidoglio? No, qualche giorno sono qui vicino a Roma in collina. Non si è allontanato troppo, insomma. No, per cui immagino che un po' di tornerò. Che settimane sono state queste? Poi andiamo sui temi che la riguardano più da vicino. Il Movimento 5 Stelle e l'amministrazione capitolina continua sempre ad essere oggetto di critiche, anche se mi sembra che l'elettorato continui ad appoggiarvi. Si parla di un rimpasto tra qualche tempo, c'è stata la vicenda ATAC, insomma siete sempre attenzionati, però questo non riguarda credo soltanto il Movimento 5 Stelle, ma chiunque amministri questa città complicatissima. No, questo non è affatto vero, perché ho confrontato personalmente la rassegna stampa del primo anno di Alemanno, di Marino stesso, che pure fu molto criticato, ma diciamo, il livello a cui si è arrivato con noi non è uguale, non ci sono proprio paragoni. Noi siamo arrivati addirittura a critiche singole su funzionari all'interno della struttura, prima neanche si sapeva che esisteva un capo di gabinetto o un vice capo di gabinetto. Se pensiamo al ruolo importantissimo che ha avuto in Mafia Capitale con quella condanna triplicata dai giudici rispetto agli SPM di Otevaine, che era un vice capo di gabinetto anche lui, però era di Veltroni e nessuno ne parla. Quella è una sentenza di primo grado importantissima, eppure. No, non è vero, però questo assessore. Almeno su Otevaine devo dire che se ne è parlato. Anche Otevaine, siccome ma anche lì c'era una questione poi sono legata. Sono tutti validi e sappiamo anche il motivo, quindi diciamo, non l'ho detto diciamo a caso. Che voi ne avete parlato. Se andiamo a vedere sui numeri di questa cosa qui, le assicuro che dalla condanna in poi è sceso un silenzio che invece andrebbe approfondito. Comunque, detto questo, quello che più mi ha stupito, anzi in realtà non mi stupisce più, è vedere quello che è accaduto nell'ultimo mese. Dopo appunto l'affare ATAC si doveva fermare il trasporto pubblico, doveva cadere la giunta,
si è parlato di implosione della giunta, proprio virgolettato, a breve, entro le prossime ore. Questo ormai, diciamo, che non fa parte di una critica che ci deve essere sempre, anzi devo dire in molti casi anche utile e costruttiva. Però ecco, questa è un'altra cosa. Però mi consente di dirle una cosa, c'è sempre stata un'estrema franchezza, devo dire che poi Daniele Frongia, prima ancora di essere al governo, anche all'opposizione, non si è mai sottratto da domande particolari. Probabilmente una cosa che personalmente ho notato, ma non credo soltanto io, è che adesso voi governate effettivamente da 13 mesi, quindi probabilmente è anche trascorso il tempo di dire abbiamo ereditato delle macerie, e sicuramente le avete ereditate, perché non è vero che non si sottolinei costantemente quanto chi ha amministrato nel recente passato abbia probabilmente non abbia ottemperato ai propri doveri, questo è fuori di dubbio, no? Mi pare evidente. Diciamo che nel passato si è cominciato anche a dare sulla voce a chi dopo un lasso di tempo paragonabile continuava a far risalire tutto al passato, che per carità è evidentemente un fardello, questo è fuori discussione. Sì, è un fardello, ha ragione il collega a sottolinearlo, però poi c'è un momento in cui bisogna dire ok, queste macerie non solo le abbiamo ereditate, ma le abbiamo anche volute, perché volevamo il governo di Roma, e quindi a un certo punto le decisioni diventano le vostre, diventano... Allora, io sono d'accordo sul fatto che non dobbiamo e non possiamo lamentarci, questo indubbiamente. Ci siamo candidati per governare Roma e in grande parte eravamo consapevoli dei problemi. Detto questo, pensare che in un anno si riescano a risolvere i problemi creati in 30 anni non è ammissibile, nemmeno questo ragionamento. Mi spiego, faccio un esempio pratico: 163 impianti sportivi, praticamente almeno 20, 30, 40 dovrebbero essere messi a bando. Ma non abbiamo trovato né soldi né bandi, e nessuno aveva pensato di avviare un bando, né tantomeno c'è personale formato per fare bandi, e nessuno ha mai pensato a un sistema legale per affidare questi impianti. Cosa accade però? Qual è la conseguenza? Che in un anno si riesce al più a sistemare gli uffici e a partire con qualche bando, ma più il tempo va avanti e altri bandi e altri impianti scadranno, con tutto il contenzioso che ne deriva e il disservizio per i cittadini. Questo cosa significa? Che è un problema come quello dello sport, che sì, è neanche il più grande dei problemi rispetto alle buche, al traffico e al resto, ha bisogno di un maggiore tempo per essere... Però l'educazione civile passa per lo sport nella maniera più assoluta, e quindi... No, per me è importantissimo, sto dicendo, però siccome certo. E i temi più affrontati sono altri, stavo, come dire, accogliendo le istanze dei vari spettatori, e mi sembra giusto. Lo sport secondo me è molto importante. A bilancio abbiamo trovato 1.200.000 euro per un triennio per la riqualificazione degli impianti sportivi. Per avere un'idea, un paragone, Praga 28 milioni di euro. Quindi bellissima, è naturale città. Che bellissima città, sicuramente grande come mezzo quartiere. Assolutamente. Nostro. Quindi è chiaro che partiamo da una situazione che personalmente, senza che sia una lamentela, però è una constatazione. Un malgoverno sugli impianti sportivi che durava tantissimo, in molti casi non si facevano bandi da 30, 40, 50 anni, abbiamo impianti che stanno agli stessi concessionari praticamente da sempre. E questo si fa fatica secondo penali, lei a farlo capire, perché il cittadino che è anche stato vostro elettore non dico che vorrebbe tutto risolto nel giro di un anno, perché questo non era immaginabile, nessuno lo crede, no Frongia, ci mancherebbe altro, però forse su alcune cose non c'è stata la prova tangibile, ecco, lei le diceva le buche o altre situazioni, però non è la sua competenza, e quindi non volevo portarla in quella direzione. Però sui bandi ci andate tutti quanti, voi assessore, voi esponenti della giunta. Voglio dire, risultati tangibili, il problema qual è il punto? Abbiamo un risultato tangibile sullo sport, la morosità è crollata da oltre il 60% al 13%, questo risultato non c'è mai stato prima. È naturale che il cittadino o il turista che cammina per strada non è che nota questo abbassamento dal 60 al 13% e ci batte le mani, questo è chiaro. Vediamo in prima battuta altre cose per le quali c'è bisogno di maggiore tempo. Quando pensiamo che non facciamo più gli affidamenti alle cooperative di Masia Capitale, d'altro canto significa che abbiamo problemi sul verde o che dobbiamo fare delle gare che in alcuni casi ci si mette 8 mesi o 10, salvo ricorsi e tutto l'iter che ne consegue. Quindi da questo punto di vista c'è bisogno sicuramente di,
di tempo, lo chiediamo, cerchiamo di comunicarlo, capiamo anche il disappunto dei cittadini che volevano delle soluzioni in tempi più contenuti, lo comprendiamo benissimo. Noi non ci sottraiamo alle responsabilità, non ci sottraiamo nemmeno alle responsabilità di governo, però ecco, ripeto, in un anno non si risolvono alcuni problemi che abbiamo trovato. Oh, per quello che le compete ci sono due o tre cose che invece vanno meglio decisamente rispetto al passato. La questione del Tre Fontane, quindi gliele metto là due o tre elementi così mi può rispondere insieme. La questione legata allo Stadio Flaminio, quindi il Comune ha vinto un bando importantissimo proprio per studiare la soluzione di riqualificazione, e poi so che c'è un'iniziativa che sarà tra un mese, quindi sicuramente ne riparleremo, perché magari poi con il trascorrere delle settimane la notizia si perde, ma è la notte bianca degli impianti sportivi. Però sul Tre Fontane e sullo Stadio Flaminio ci vorrei andare, perché se non sbaglio ci eravamo lasciati con un punto di domanda sul Tre Fontane, io e lei, nell'ultima volta che era intervenuto. Esatto, ha ragione, ricordo bene. Noi, io ravviso numerosi segnali di ripresa e nuova vita per la città, questo per tutti gli assessorati. Nel mio, nello specifico, ci sono appunto diverse azioni che sono amministrative e per adesso invisibili ai cittadini, altre sono sicuramente a breve il regolamento degli impianti sportivi e poi alcuni grandi eventi o alcuni grandi progetti. La cittadella dello sport del Comitato Italiano Paralimpico del Tre Fontane, una realtà bellissima, importantissima, un centro d'eccellenza che ci inviderà tutta l'Europa, quindi non è un'eccellenza romana, parliamo di Europa, finalmente siamo riusciti a sbloccarlo, è un lavoro fatto sempre poi in sinergia con l'assessore urbanistico, con Montuori, con la sindaca che ci vediamo costantemente aggiornamenti, con gli uffici, con Euro SPA, che ha mostrato grande responsabilità in tutto ciò, in collegamento col CIP, un bel lavoro di squadra che portava un risultato molto importante. A fine settembre, a settembre, inaugureremo l'impianto. E non sarà l'inaugurazione dei politici che vanno lì a farci fare le foto. Quindi non è che si inaugura e poi dopo non funziona. Esatto. Perché noi lo sa, noi Frangia poi ci torniamo ovviamente a ottobre. Venite a rincorrermi in quel caso. Okay. Cioè, non è che mancheranno i mezzi metri, per esempio, alle piscine, come abbiamo visto nel passato, proprio qua, no? No. Ah, okay, sì. In questo caso abbiamo l'assicurazione da parte del CIP, tra l'altro è previsto anche un secondo intervento, quindi di ulteriore miglioramento e ampliamento dell'impianto, con soldi sbloccati dal governo recentemente, quindi si punta anche all'ampliamento del centro, ripeto, un centro d'eccellenza, e il CIP stesso rappresenta l'urgenza di iniziare prima che si ammalori l'impianto, perché a Roma e in Italia abbiamo visto varie volte, no? Inaugurazioni o mancate inaugurazioni, poi la morte progressiva dell'impianto sportivo. Prima di passare a quello che le ha chiesto Luigi, a Tre Fontane e Flaminio, che sono due questioni molto importanti, proprio dall'eccellenza di cui ha appena parlato la cittadella paralimpica, facendo un giro d'orizzonte a 180 gradi, a me ha molto colpito qualche giorno fa aver letto della cabina di regia per la promozione dello sport nelle scuole, che è un ritornello antichissimo, ma che probabilmente può fungere da motore proprio civico, di educazione civica. Anche questo Luigi diceva prima. Ma in concreto che succede? I nostri bambini che cosa vedranno di più? Che tipo di attività potranno fare? Grazie a chi? Come? Quando? Più palestre, allora, più scuole, più asili sostanzialmente. Guardi, io la metterei così. Sì, diciamo che la situazione era ed è ingarbugliata. Perché? Non parliamo di palestre del comune, il comune le mette a bando, vengono date dalle associazioni che erogano servizi sportivi ai cittadini. È un po' più complessa la situazione, perché in questi casi parliamo di scuole che sono magari del comune, intesa la proprietà, ma dentro la gestione dei dirigenti scolastici e del MIUR, sì. Che possono disporre in maniera autonoma della struttura. Quindi è chiaro che questo passo avanti è servito soprattutto a far dialogare le parti, che sono il MIUR, il comune e anche il CONI come soggetto terzo, che ovviamente di sport se ne intende, il CONI Lazio, il presidente Iola. Quindi per la prima volta, anche se ci sono stati in passato esperimenti che non sono andati nei migliori modi, non male ma non nei migliori modi, in questo caso abbiamo analizzato anche gli errori del passato, abbiamo aggiornato sulla base anche di quanto accaduto fino adesso, abbiamo fatto un protocollo appunto che ottimizzasse l'utilizzo di queste palestre scolastiche dopo l'orario
scolastico. Dopo l'ora, esatto, quindi. Quindi per aumentare quello che è lo sport di base, che è poi una grandissima risorsa. Pensiamo sempre allo sport come da una parte sport di base per tutti o quasi tutti, poi c'è anche lo sport d'eccellenza naturalmente, ma quello riguarda percentuali ovviamente molto più contenute, no? Chi va a fare poi i mondiali, le olimpiadi, seppur devo dire che a Roma ne abbiamo tantissimi di campioni, il grosso è lo sport di base, l'esercizio che l'esercizio fisico vogliamo riportare anche con più forza nei parchi pubblici, lo sport anche come strumento di prevenzione, abbiamo fatto diversi incontri e convegni proprio per parlare di prevenzione ai ragazzi. Quindi insomma, da questo punto di vista è un grande impegno. Oh, le chiedo, perché c'ho ancora un paio di domande, la risposta appunto sulla questione Stadio Flaminio, anche lì dovevano esserci degli aggiornamenti. Poi c'è peraltro Alessandro che ci scrive: buonasera, potete chiedere all'assessore cosa si fa per la piscina del Querticciolo, chiusa ormai da oltre un anno, si preannunciano con il fermo eccessivi danni di centinaia di migliaia di euro. Non so se abbia una risposta per Alessandro, però siccome è arrivato un messaggio mi sembrava giusto anche segnalarglielo, al di là della questione. Guardi, Stadio Flaminio. Sì, ma chiedo scusa perché tra centinaia di palestre e centinaia di quelle private e poi di 163 palestre, tanti sportivi comunali, adesso non si ricorda, certo. L'ascoltatore no, mi chiede, mi dice la via o Alessandro, se in 3 minuti, 4 minuti riesci a scriverci la via di riferimento, sì, aiuti anche l'assessore. Nel frattempo, sì, sì, andiamo sulla questione. Ho in mente due piscine, una siamo, abbiamo completato praticamente l'ite per il bando, è quella di via Taverna, però adesso non vorrei, io conosco benissimo il quartiere, però non riesco ad arrivare la via, per cui soltanto l'ascoltatore che ha inviato il messaggio, se può mi dite la via, aiutarci. È più semplice che vado nel mio database mentale dei, c'ha ragione, perché altrimenti poi ci sono pure i presidenti di municipio che magari ci potrebbero. Poi attenzione, perché ci sono quegli impianti comunali, dipartimentali, poi ci sono quelli municipali, è esattamente lì, non so, quindi se fosse una palestra eccetera, poi sono appunto, quindi era per capire esattamente. Stadio Flaminio, ma la notizia devo dire è molto buona. Per la prima volta il comune partecipa a un concorso internazionale, lo fa con la Pierluigi Project Association, lo fa col Dipartimento Ingegneria della Sapienza, quindi con interlocutori più che qualificati. Abbiamo deciso di capire bene a che punto stia il Flaminio, capire quali possono essere gli scenari per un intervento. Tutto questo naturalmente ha un costo, per farlo seriamente, di circa, stimato dalla Getty Foundation, in 152.000 euro che ci hanno erogato e stanno erogando, perché appunto abbiamo vinto. Insomma, il progetto è stato ritenuto convincente, molti ci hanno chiesto: ma con 150.000 euro non ci si rifà il Flaminio? E io non posso che essere d'accordo, nel senso che abbiamo sempre specificato che questo è un'analisi preliminare e propedeutica poi a un intervento. Nel frattempo non è che dormiamo, abbiamo fatto diversi incontri con soggetti sia pubblici che privati interessati a riqualificare il Flaminio, quindi anche questo è un segnale molto positivo. Ma ci può essere secondo lei una compartecipazione pubblico-privato, o ad esempio i privati che si sono avvicinati sono più avanti del pubblico? Allora, non escludiamo nessuna ipotesi. Ciò che stiamo escludendo, d'intesa con la sindaca, e chi vuole trasformare il Flaminio in un centro commerciale, in un parcheggio, in un qualcosa che non ha nulla a che fare con lo sport. Per noi la destinazione dovrà essere quella prevalentemente sportiva. Quindi sono arrivati addirittura, come dire, progetti in questa direzione, cioè di trasformazione totale? Sì, sono arrivati delle proposte, anche se non proprio progetti già articolati e dettagliati, però alcuni progetti prevedevano cose che noi non condividiamo in alcun modo e quindi abbiamo scartato l'origine. La via che ci ricorda Alessandro, l'ascoltatore, al Querticciolo è via Manduria. Le dice qualcosa? Adesso il database, sì, deve essere ripescato. Sì. Vabbè, avremo una risposta anche, sì, su quello, perché io tornerei ad ospitare anche più avanti l'assessore Frongia, perché quando parte la Notte Bianca degli impianti sportivi? Allora, sia la su via Manduria, se mi date poi la possibilità, se l'ascoltatore ha scritto su Facebook, magari posso rispondere lì, a beneficio suo di tutti. Adesso non ricordo esattamente la situazione. Cioè, ci mancherebbe. E lì che ha scritto, do volentieri una risposta, insomma. Certo. E invece per quanto riguarda i due appuntamenti di settembre importanti, tra i vari devo dire, il 9 settembre molti impianti sportivi comunali stanno aderendo alla prima Notte Bianca dello Sport,
con diverse attività, molte sorprese, e secondo me sarà un bel progetto di partecipazione sportiva, non solo. Pochi giorni dopo, il 17 settembre, ci sarà appunto la mezza maratona Via Pacis, organizzata con FIDAL e con il Pontificio Consiglio per la Cultura, quindi con la Santa Sede, e attraverserà Roma e passerà di fronte sinagoga, moschea e si concluderà in Piazza San Pietro poco prima dell'Angelus, quindi un incontro, diciamo, un evento sportivo che va anche oltre lo sport. Oh, sicuramente di questo ne riparleremo, perché insomma veramente manca un mese e bisognerà rinfrescare un po' le idee. Frangio, io però non la posso lasciare andare, anche se non è più, diciamo, un suo dossier quello dello stadio di Tor di Valle, non è più un suo dossier, però è inevitabile che io... Siamo in strettissima attualità nuovamente, da 9 mesi non è più sul mio tavolo come dossier. Sì, lo so, è una gestazione 9 mesi, è praticamente un parto, e più tutti gli anni durante i quali parliamo dello stadio di Tor di Valle. Ieri la questione ieri si è di nuovo ripresentata, poi peraltro invece oggi c'è una nota del ministro Delrio che va un po' a risanare politicamente la situazione. Cioè, siamo davanti a una situazione solamente a un impeachment politico, Frongia? Cioè, parliamoci chiaro, ieri Paolo Ferrara non l'ha mandata a dire anche ai nostri microfoni al Partito Democratico. Sì, ma diciamo, non posso aggiungere nulla di più quello che già ha fatto Paolo Ferrara, quindi condivido pienamente quello che ha detto. Noi, come abbiamo dimostrato in quest'anno, diciamo delle cose, diamo degli ok a dei progetti che poi portiamo avanti. Quindi da parte nostra decisione è stata presa sulla base di un accordo raggiunto. Proseguiamo in quella via, non c'è alcun tentennamento da parte nostra, abbiamo la fortuna di avere un assessore urbanistica come Luca Montuori, che oltre ad essere molto competente ha anche la giusta sensibilità politica poi per portare avanti progetti del genere, e naturalmente le strumentalizzazioni e i tranelli sono sempre dietro l'angolo. Noi però andiamo avanti la nostra strada. Aggiungiamo altro? Lasciamo andare l'assessore alle sue ferie? Sì, che dice? Sì, beh, diciamo che ne ha già subite di peggiori sul tema, e oggi me lo immagino giustamente anche sorridere. Oggi se la può cavare giustamente così, assessore, su questo. Daniele Frangia, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona, a prestissimo allora. Alla prossima. Buon agosto, e sì, ovviamente, perché i temi non mancano, l'avete ascoltato, tanti messaggi.